Amici di Android Blog, stand Lenovo del Mobile World Congress 2015, nella mia mano Lenovo Tab 2 A8, ovviamente come dice il nome 8 pollici, risoluzione HD, 1280x800 pixel IPS, processore MediaTek quad core da 1.3 GHz a 64 bit, camera frontale da 2 megapixel, vedete qua in alto la camera, la sensoristica e le due casse sopra e sotto che riproducono un audio Dolby. Con le cuffie che vedete qua a fianco si sente molto bene, purtroppo non riusciamo ad apprezzare l'audio data la musica a volume molto molto alto dello stand. Andiamo un po' a vedere il resto delle caratteristiche, perché qua sulla sinistra abbiamo lo slot per espandere la memoria, mentre qua a destra il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento, blocco o sblocco. Qua in alto abbiamo il jack per le cuffie che ho detto prima e l'ingresso micro USB. Posteriormente camera principale da 5 megapixel, 1 giga di RAM all'interno, storage da 8 o 16 giga a seconda delle versioni, 4290 mAh la batteria, Android KitKat a bordo e possibilità di avere la versione LTE 4G che telefona come un vero e proprio phablet. Vediamo un attimino l'interfaccia, è la stessa che caratterizza ormai tutti i prodotti di Lenovo. Ho sbagliato tasto a cliccare, volevo andare un attimo nelle impostazioni per farvi vedere come sono strutturate. Intanto mi correggo rispetto a prima, abbiamo Lollipop, in realtà qua ci avevano detto che era KitKat, quindi gradita sorpresa in diretta, ottima questa scelta da parte di Lenovo. Mentre per questa preview del Tab 2 A8 è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.